Sì, pronto. Domani? No, no. No, Joe, d'accordo. Prenderò il primo volo. Something has got to be done now, or this whole thing will blow up in our face. I read your report, but our ideal situation still 50... Non possiamo tirare fuori più di 50 milioni di dollari. Avevamo deciso di costruire un nuovo carcere, e ora vi tirate indietro. È così? Signori, per favore, con l'appoggio di questo consiglio, potremo dare inizio alla costruzione di un carcere più valido e più sicuro. Più sicuro non solo per i detenuti e per le guardie, ma anche per l'intera comunità. Sto ancora combattendo per fare approvare lo stanziamento dell'anno scorso. La riforma delle prigioni non è nel programma politico del governatore. E che cosa intendi fare? Riaprire il vecchio penitenziario che si trova vicino a Rawlins. Non starei dicendo sul serio. Quel carcere è in rovina, è chiuso dal 1968. Ethan Sharp sarà il direttore. Sharp? Oh mio Dio, Joe, quell'uomo è una specie d'aguzzino. Ha sulla coscienza parecchi detenuti. E questa è la tua soluzione?
Non è un posto piacevole per passarci la vita, vero? Scommetto che lei è Sharp. C'è parecchio lavoro da fare prima che arrivino i detenuti. Domani saranno trasferiti qui 300 uomini. Si occuperanno delle pulizie e dei lavori di riparazione. Non crede che sarebbe meglio rinviare la cosa, almeno fino a quando non saranno finiti i lavori? Voglio essere sincero. So che lei è uno dei membri del Consiglio e apprezzo il suo interessamento. Ma non voglio che interferisca con il nostro obiettivo primario. E quale sarebbe? Unire i criminali e tenerli lontani dalla società il più possibile. Tutto il resto, sedute terapeutiche, lavori manuali, è solo apparenza. Il Consiglio mi ha incaricato di assistere i detenuti in tutto quello che posso e quindi l'avverto che cercherò di fare del mio meglio. Ho intenzione di organizzare sedute terapeutiche e lavori manuali. Sarà il mio programma qui. Bene. Sono sempre disponibile a delle nuove idee. Il suo programma è molto interessante. Dovremo lavorare insieme durante queste settimane. Spero che troveremo un accordo. Ho un compito da assolvere e intendo farlo nel migliore dei modi. Sarò a sua disposizione. Allora ci vediamo domani. È stato un piacere. Muoversi! Coraggio, non siete qui per fare una vacanza. Andiamo, muovetevi! Forza! Disporti su tre file! Disporti su tre file! Non parlate! Silenzio nel cortile! Mettetevi in fila! Disporti su tre file! Non parlate! Silenzio nel cortile! Mettersi in fila! Mettersi in fila! Silenzio nel cortile! Avanti, coraggio, scendi. Senti, dove diavolo è andato il capitano? Come crede di andare? Sta calmo. Ti ha dato di volta al cervello. Non puoi rubare questo colpo. Non sparate! Non sparate! Che diavolo stai facendo? Sei impazzito! Frena! Frena! Il cancello! Chiudere il cancello! Chiudono il cancello! Stai attento, chiudono il cancello! Frena, frena! Chiudono il cancello! Ma... Accidente. Maledizione, che facciamo adesso? Accidente! Sta buono! No. E adesso come facciamo a uscire? State al muro! Al muro! Chiudi il becco! Attacco il cartello, freno! Freno! Lascia stare, ormai sei in trappola, fermati! Sta zitto! Fermati! Ma che ti prende? Basta! Lasciami! Non mi deve chiedere, signore, io non c'entro niente, è stata colpa sua... Mi
Vi do una chance. E cioè? O scendete subito di vostra spontanea volontà o chiamo i miei uomini. Bene. Andiamo. Muoviti. Camminate. Muovetevi. Silenzio. Ascoltate. Per questa bravata non avrete il diritto di ricevere né posta né visite per 6 mesi. Capitano Orton, porti via questi due e li rinchiuda in cella di rigore. Bene. Riunisci tutti gli uomini e mettili in fila per due. Andiamo, tutti in fila per due. Coraggio, forza! Vi siete assicurati 6 mesi di rigore. Portateli via! Muovetevi! Muovetevi in fila! Levanti! Gli darò del filo da torcere, quel figlio di puttana. Ho sentito dire che è un tipo duro. Ma che fa? Muoviti! Forza, coraggio, muoviti! Vieni qui. No, aspetta, è un amuleto della mia religione. Va bene, muoviti. Salve. Andiamo. Cosa? Andiamo, andiamo. Avanti, amico, che c'è di male? Questo è contrabbando. Era una cosa innocente. Alza i tacchi, su, muoviti. Dai, muoviti! Non spingere! Avanti. So camminare da solo! Bastardo! Fermo, siete fermo! Siete tutti dei bastardi! Mettiti contro il muro! Mettilo! Mettete giù le mani! Mettete giù le mani! Silenzio! Mettiti contro il muro! Bastardo! Muoviti! Siete dei gran bastardi! E continui così, ti sparte in cella di rigore! Avanti, muoviti! Forza! Dai! Dai. Ehi, hey, ascolta, amico, stai facendo un grosso errore. Io non c'entro niente, è stato lui a rubare il pullman. Questa non è una prigione, è una palude. Senti, senti, io l'ho fatto solo per divertirmi un po'. Volevo... io volevo solo... Dentro. Ok, ok. Lasciatemi, non ho fatto niente. Ehi, hey, sono innocente. Volevo solo divertirmi. Hudson, 7, Lee, 4, Mark, 9, James, 7, Cresus, 11, Leon, 19, Applegate, 15, Cruz, 5, 20 e Lanoro, alla 3, Sandor, 20, French, Brand, alla 8, Phillips, 13, Edson e Benson, alla 7, French, 8. E Maior alla 4. Alla 7. Rose, 5. Ehi, grazie. Alla 4. Amico. Ripeto gli ultimi 4. Sandor, 20. Ho sentito dire... 13. Ho sentito dire che sei considerato come una celebrità o qualcosa del genere. Alla 11. Leon, 19. Io sono italiano, mi chiamo Joey Lazza. Ma gli amici mi chiamano Lasagna. 15, te l'ho già detto. Alla 8. Tu avanti, muovetevi! Molto piacere. Alla 11, ci vediamo. E abbiamo assegnato. Ho sentito dire muovetevi. Che tu sei un ladro di macchine, il migliore che ci sta sulla piazza. No, alla 7, alla 9 devi andare tu. Credi sempre a tutto quello che senti. Ehi! Salve, mi chiamo Rino. Dovrai dividere questa cella con me. Considerami come tuo fratello maggiore. D'accordo? Qualsiasi cosa vorrai sapere, te la insegnerò. Sai, amico, questo succede quando si tocca il fondo di questo mondo schifoso.
In prigione, anche se non sei pazzo, rischi di impazzire. Io esco molto presto. Sai, amico, io non sono un assassino. Stavo andando a trovare mio zio Angelo che stava male quando mi sono scoppiate le gomme anteriori. Avevo fretta e così ho dovuto procurarmene delle altre prendendole dal camioncino di un ragazzo. Purtroppo quello mi ha visto, era fuori di sé. Si è avvicinato con una pistola e con un pastore tedesco. E allora? Tu che hai fatto? Che ho fatto? Che potevo fare? Mi sono difeso. Ho acchiappato la sua pistola e ho ammazzato a lui e a quel maledetto cane. E i poliziotti mi hanno preso proprio mentre smontavo l'ultima gomma. Questo non succedeva se me ne fregavo di mio zio. Sì, hai ragione. Visto che sto qua ormai, avevo pensato di imparare il mestiere di saldatore. Tu che ne dici? Io sono chiuso in prigione da 13 fottuti anni e ho imparato una cosa sola. Se ascolti gli altri diventi pazzo. Devi stare molto attento. Ho visto molti uomini impazzire. Mi sono spiegato, amico? Già, Stallone è il mio idolo. È italiano come me. Accidenti. Ne vuoi un goccio? No. Ho imparato a bere l'isola a Gainesville nel 49. Sei mai stato in Florida? No. Io sì. Non ho mai visto il mare. Dieci anni in Kansas e non ho mai visto una partita dei Royals. È la tua prima condanna? Chiudere le celle. Sì, è la prima. Se vuoi un consiglio, figliolo, fai in modo che questa sia la tua ultima condanna. Chiudere il braccio A. Grazie per il consiglio. Braccio A chiuso. Chiudere il braccio B. Non lasciarmi da solo. Voglio controllare l'impianto elettrico di tutta la prigione! Certo. Sei un po' su di giri, eh? Mi spiace, Carl. Mi devi scusare. Sono un po' teso. Ho dormito poco. Senti, è tutto a posto? Sì, sono sempre calmi la prima notte. Già. I primi giorni sono sempre tranquilli. L'importante
è che non si uniscano in gruppi. Non diamogli il tempo di organizzarsi. Ci penserò io. Grazie. Perché non vai a riposarti? Grazie, Carl. Domani sarà un gran giorno. Già, un gran giorno. A domani. Che cos'è? Cosa? Quello che stai disegnando. È una chiave? Può darsi. Per scappare? Può darsi. E come hai fatto a disegnarla? La conosco. Davvero? Credevo che ti occupassi di macchine. Una macchina non è altro che una serie di serrature. Più sono vecchie, più sono facili. E questo posto è vecchio. Già. Su, avanti, muoversi! L'assegnazione dei lavori, presentarsi al capannone degli attrezzi. Mettersi in fila. Gruppo 1, presentarsi al capannone. Abbiamo bisogno di uno che distribuisca l'acqua. Te ne occuperai tu, firma qui. D'accordo, a sua disposizione. Il ragazzo viene con me. Bene. Su, dai, andiamo. Sai come si usa, vero? Vieni con me. Anche tu, forza. Accidenti, c'è puzza di morte qui dentro. Siamo arrivati. Dovete abbattere questo. Cosa c'è qui dietro? La camera delle esecuzioni. Chiamami quando hanno... Ok, finito. Capitano. Ehi, amico. Non ti fa paura questo posto? Che fai? Non rispondi? Mettetevi al lavoro. Sì, signore. Catherine Walker, del Consiglio di Stato. Sì, che c'è? Catherine Walker chiede di lei. D'accordo. Sì, fatela passare. Thank you.
diavolo è? Non lo so, è una fonte di luce! Tenetevi forte! Stai bene? Sì, sì, sto bene, sto bene. Changa. Changa. È uno spirito maligno. Cosa mi ha afferrato la mano? Ero io. No! Era qualcos'altro. Cosa? Mi ha stretto la mano. Medicate quest'uomo. Si può sapere che sta succedendo qui? Mi ha stretto la mano. Cosa? Il direttore ci ha fatto abbattere un muro. Che cosa avete usato? Una bomba? Il direttore voleva arrivare alla vecchia camera delle esecuzioni e ha chiesto di abbattere il muro. Forse hanno preso una conduttura. Alla camera delle esecuzioni, con tutte le cose che ci sono da fare qui. Può darsi che il direttore abbia in mente qualcosa. Che cosa farei per una sigaretta? Mi sembra di impazzire. Io non rimango mai senza sigarette. Ecco qui una bella sigaretta piena di nicotina. Con una di queste mi sento meno solo. Allora lo fai apposta, sei uno sporco bastardo. Perché diavolo mi hai preso? Che ti aspettavi? E ti allungassi una sigaretta? Ersa, sei un gran figlio di puttana. Invece di lamentarti come una femminuccia, perché non vieni qui a prendertela? Ah, ecco qui, fiammiferi. Ora l'accendo e me la fumo. Non c'è niente di meglio che fumarsi una bella sigaretta. Allora l'hai accesa? Toglietemi questa luce! Non vedo niente! Non mi buttate la luce in faccia! Toglietemela dagli occhi! Ma che diavolo sta succedendo? Togliete questa luce! Toglietela! Che sta succedendo lì dentro? Oh mio Dio! Le mani! Ho le mani bruciate! Ho perdo! Insomma, che succede? Che succede? Oh mio Dio! Ho le mani bruciate! Oh, il pavimento! Sta succedendo qualcosa al pavimento! Oh, merda! Leone, aiutami! Ah! Ah! Aiuto! Accidente, sta andando a fuoco la cella! Aiuto! Aiutatemi! Oh,
Si sta muovendo tutto, che deve fuori di qui! Ti prego, Leon, fa qualcosa! Sto andando a fuoco! Tirateci fuori, aiuta! Che sta succedendo? C'è un incendio, bisogna tirarli fuori! Johnson! Johnson, le celle stanno andando a fuoco! Aiuta Wallace a tirare fuori gli uomini! Signore! Maledizione! Tiratemi fuori, mi prego! Aiuto! Tiratemi fuori! Tirateci fuori! State indietro! Ormai non possiamo fare più niente! Fate qualcosa! No, fermo! Lascialo andare! Oh mio Dio! Sto bruciando! Voglio farti solo una piccola domanda. Sono curioso di sapere che cosa ti ha spinto a salvare quell'uomo. È meglio che tu sappia una cosa. Questo tuo atto eroico ti costerà molto caro, ragazzo. Il mio asciugamano, per favore. Ehi, come va? Bene. Come te la passi? E a noi. La sospensione della posta non ci vuole io. Già. Tu ce l'hai una fidanzata? No. No? Quando potremo ricevere la posta, chiederò a mia sorella di mandarti una sua foto. Beh, non disturbarti per me, amico. Nessun disturbo. Sei diventato una celebrità. Guardali. Non ti tolgono gli occhi di dosso. Sul serio. Una volta che uscirò di qui, mi piacerebbe lavorare con te. Vedremo. Pensa. O sei un folle, o sei più furbo di quanto sembri. È una conversazione privata. Quello che hai fatto l'altro giorno mi ha dato coraggio e vorrei proporti un affare. Mi servono degli uomini che sappiano giocare a poker. Voglio organizzare delle partite. A te daranno sicuramente ascolto e tu avresti una percentuale sul guadagno. Qui le notti sono molto lunghe e tu potresti aiutarmi a renderle più piacevoli. Mi dispiace, ma io di solito la notte dormo. Senti, eroe, ti ho proposto di entrare in affari. Il tuo atteggiamento di superiorità non mi piace. Ti consiglio di accettare l'offerta. Sono stato chiaro? Se vuoi, ti do un po' di tempo per pensarci.
Allora, che ne dici? Ok. E ora ascoltami. Nella vita mi sono sempre occupato dei fatti miei. Dovresti cominciare a farlo anche tu, da questo momento. Chiaro? Ridammi la mia palla. E io ti ridò le tue. Salve, amico. Come va, eroe? Da quando mi hai salvato sei diventato un vero idolo, eh? Vero? Ehi, ho dei grossi progetti per noi, amico. Scusa, è una cosa privata. Mi interessa. Chi mi dice che non vai a spifferare tutto? Si tratta di una cosa estremamente delicata. Non ce la faccio più a stare in questo posto. Ho deciso di fuggire questa notte. Secondo me ti conviene aspettare che le acque si calmino. No. Questa notte. Se scappi, metterai tutti in un mare di guerra. Ciao, come va? Non me ne frega niente. Se te la senti, possiamo fuggire insieme. Ormai ho deciso. Voglio andarmene via da questo posto. Lontano. Allora, ci stai o no? Buona fortuna. Ehi, buona permanenza. E ora che c'è? Salve, Miss Walker. Sono contento di vederla. Non ho ancora ricevuto il rapporto sull'incidente. Incidente? Sta scrivendo un rapporto sulla morte di uno dei miei detenuti. Io devo esaminare attentamente tutti i dettagli prima che venga sottoposto alla commissione. Sono sicura che lo troverà estremamente dettagliato. Io ero lì. Le manderò una copia domani. Preferisco dargli un'occhiata ora, se non le dispiace. Grazie, Miss Walker. Buonanotte. Dai, l'ultima volta. Su, coraggio, andiamo. Ora ti distruggo. Thank you.
Stammi lontano, figlio di puttana! Stammi lontano! Crisus, sono io. Scusami, figliolo. Chi credevi che fossi? Qualcuno che non vedevo da tantissimo tempo. E allora? Direttore, nel braccio A c'è aria di rivolta. Tenete aperti gli occhi e sbarrate le celle. Sì, signore. Bisogna tenere la situazione sotto controllo. Muovetevi, andate giù. Portate queste luci giù e illuminate le celle. Aiutate gli altri a calmare i detenuti. È arrivato il momento. Non puoi scappare. Ti prenderanno. Ah, sì? Già. Questo lo vedremo. Ehi. Prendi questo e prega per me, ok? Giù, Lazzaro. Eccomi, sto qua. Ci sei, Ridley? Che c'è, capitano? Al buio non riesci a vedermi. Crisus Burton. Presente, signor maestro. Molto spiritoso. Ci sei, Burke? Sì. Se ha bisogno d'aiuto, me lo faccia sapere. Dov'è quell'altra merda? Sta dormendo. Dovrei prenderlo a calci dopo quello che ha combinato. Adesso lo lasci dormire. Potrà prenderlo a calci domani. Ci puoi contare. Chang, aiuta Leon e proteggilo.
Che succede? Gli occhiali. Sì. Non vedo niente. Oh no! A quanto pare Leon ce l'ha fatta. Ehi, hai saputo della fuga? Attento, parla piano. Laggiù c'è il direttore. Non sappiamo se ci è riuscito. Ma... ho uno strano presentimento. Non ce l'ha fatta. Ha fatto un buon lavoro, Miss Walker. Perché dici che non ce l'ha fatta? Perché io ho un sesto senso. Ehi! Riportate immediatamente tutti gli uomini nelle celle! E questa volta controllate bene chi manca, altrimenti vi troverete a dirigere il traffico! Coraggio, muovetevi! Tutti nelle celle! Forza! Dovete mettere sotto sopra tutto il penitenziario. Voglio avere sia le prove che il movente. E prima di stasera deve sbucare fuori il colpevole. Potete andare. Kramer, scorta Miss Walker alla macchina. Senta, non può mandarmi via, io sono qui per lavorare. Miss Walker, non credo che questo sia un posto sicuro per una ragazza. Questo è il secondo detenuto che muore e fa parte del mio lavoro raccogliere tutti i dati. Abbiamo delle responsabilità verso il consiglio e dobbiamo fare un rapporto su ogni incidente. Miss Walker, non c'è bisogno che mi ricordi in ogni momento quali sono le mie responsabilità. Sia lei che il consiglio sarete messi al corrente sui risultati delle mie indagini. È tutto. L'avverto che non finisce qui. Andiamo. Silenzio! Ascoltatemi! Qualcuno di voi ha commesso due grossi errori. Il primo è quello di avere ucciso un detenuto. Il secondo di sottovalutare la mia capacità di affrontare questa situazione.
Quindi se continuerete a massacrarvi come animali, verrete trattati esattamente come tali. A meno che il colpevole non si faccia avanti. Capitano. Riunisca tutti i detenuti giù nel cortile stasera alle 8 in punto, con i loro materassi. Così va bene, basta! Non avrete più delle celle, ma delle gabbie. Il colpevole può risparmiare agli altri questa spiacevole situazione. Basta che faccia un passo avanti e ammetta la sua colpa. Capitano! Signore! Li faccia sfogliare per una perquisizione. Ma prego! Coraggio, spogliatevi! Avanti, muovetevi! Forza! Visto che il colpevole non si fa avanti, tutti voi pagherete per lui. Resterete tutta la notte qui fuori! Se il colpevole si decide a parlare, io sono in ufficio. Pronto? Ah, Joe, grazie a Dio mi hai richiamata. Sì, infatti ci sono dei problemi. Lo so che finora Sharp non vi ha mandato nessun rapporto e neanche lo farà. Sì, sta cercando di nascondere qualcosa. Joe, quell'uomo è impazzito. Secondo me dovremo subito far chiudere il penitenziario. So perfettamente che sto chiedendo l'impossibile, ma non c'è tempo da perdere. Joe, i detenuti lì non sono al sicuro. Sì. Sì, sì, va bene. Ciao. Preferisci alzarti o romperti una mano? Alzarmi? E allora fallo. Perché non toglie il piede, signore? Cosa sta succedendo? Questo negro è caduto per terra. Mantieni la calma. Ti senti male? Sto bene, capitano. Sto bene. Non ho chiuso occhio. Vado a prendermi un caffè.
Orton! Presto, vieni qui! Ho appena visto una cosa! Mio Dio! Non può essere! No, non può essere! Consiglio di non avvicinarsi, capitano. Altrimenti sarò costretto a farle un buco nell'uniforme. Sei sotto tiro, Crisus. Non me ne frega niente. Voglio parlare col direttore. Subito. Andiamo, Crisus. Ora smettila. Voglio il direttore. Ehi, Ethan! Abbiamo sentito molto la tua mancanza stanotte. Sto pensando seriamente ad andarmene da questo fottuto posto. Conosco quello sguardo, ma non mi fa paura. Da quando ti sei messo contro Burke, succedono strane cose in questa prigione. Succedono cose strane. Io me ne voglio andare via. Sì, anche io. Fate silenzio! Non sparare. Non farlo. Sarei un pazzo se restassi ancora in questo posto. Non voglio fare la fine degli altri due. Ragazzi, state attenti a quell'uomo, è un uomo molto pericoloso. Portatelo via! Oh, non lasciarmi morire in questo posto. Prometti, prometti. Ora lei chiama un'ambulanza! Portatelo subito in cella di isolamento! Tenetelo fermo! Chiudigli la bocca! E ora? Fate rientrare tutti dentro! Fino al nuovo ordine nessuno potrà uscire! Resterete tutti in cella! Tutti in fila e non voglio sentir volare una mosca! Silenzio assoluto! Ehi, Tiny, vieni un momento! È andata via la luce! Senza la corrente elettrica non ci possono tenere chiusi qua dentro, stiamo fuori! Ehi, hey, Kramer! Dì al direttore di pagare la bolletta della luce! Chiama subito Orton! Thank you.
allacciare l'equipaggio! Ora! With a beauty so unexpected, it has been honored by Tiffany and Company with this gold medal. Never before has Tiffany given an award to any automobile. Never until Mustang. And yet the price? An unexpected $2,368 FOB Detroit. And we're not fooling about that price. Because for $2,368, you get features that cost extra in many other cars. Luxury is what? Introducing the unexpected, the new Ford Mustang. Mustang, a brilliant new kind of car, a new generation of Ford. Mustang. Figlio di puttana. Siamo nei guai. Ora che Sharp ha messo Burke in cella di rigore, non ci resta che oziare in questo fottuto posto e aspettare il nostro turno. Già, sono sicuro che è stato proprio Sharp a ridurre Leon in quel modo. No, ti sbagli. Non è di Sharp che dobbiamo preoccuparci. Changa mi ha detto che qui dentro c'è un Kana, uno spirito maligno intrappolato in questa prigione, che sta aspettando il momento di farci fuori, uno a uno. È inutile, amico. A Sharp non gliene frega niente del Kana, qualunque cosa sia. Dammi retta. L'unico modo che abbiamo per metterci in salvo è quello di invocare il Kana. Dobbiamo scoprire cosa vuole. E tu credi che invocato il Kana, Sharp lascerà in pace Burke? Non credo che si arrenderà così facilmente. Amico, è l'unica possibilità che abbiamo di salvarci. Lascia fare a me. Lo so che è contro il regolamento. Ma voglio che tutti gli uomini siano armati. E voglio che tutti i detenuti rimangano chiusi nelle loro celle. Risponderemo alla violenza. Con la violenza. Mi assumo la piena responsabilità. Sei sicura che l'anno sia il 1964? Sì, ne sono sicura.
Ehi, ora mi ricordo. Sì, fu un brutto affare. Un detenuto uccise un suo compagno e fu giustiziato. Fu l'ultima condanna a morte che fecero in questo penitenziario. Testimoni chiave. La testimonianza fatta da un carcerato del penitenziario di Stato del Wyoming, Barton Crisis, e del direttore del penitenziario, Ethan Sharp, è stata usata per accusare il detenuto Charles Forsythe d'aver colpito un suo compagno. Oh mio Dio. Così si che le Shango, Blood of Fire, Thunder, and Lightning, the Elephant, the father of Ibiti! Io ti invoco, creatura delle tenebre. Io ti invoco, padrone delle tenebre. Io ti invoco con il potere dell'odio. Appari, padrone delle tenebre. Ti invoco, creatura del dolore, con il potere del dolore. Io... ti invoco dall'alto delle tenebre. Su, mostrati. Mostrati. Con il potere dell'odio. Io ti invoco dall'alto delle tenebre. Mostrati. Fatti vedere. Mostrati a me. Changa! 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 Che sta succedendo?
succedendo a me? Ma come diavolo è fatto? Dobbiamo andarcene da questo posto. Allontanatevi da quel cancello, o io sparo! Togliti dai piedi! Ce ne andiamo via da questo fottuto posto! Calma! State calmi! State indietro, o sparo! Calma! Calma! State zitti! Silenzio! State tutti indietro, coraggio! Tutti indietro! Hey, just calm down, baby. Non ti preoccupare, verrai con noi. Ma ora metti giù il fucile, ok? Ci troviamo tutti nella stessa barca.
Quindi ora rilassati e metti giù il fucile, ok? Ascoltami, Johnson. Ah. Indietro! Indietro! Non ti preoccupare, adesso ti portiamo fuori di qui. Sto bene. Mannaggia. Non ci pensare a me. Ehi, spara su quella maledetta serratura. Sì. Tornerò a prenderti. Andiamo! Cerchiamo di non perdere la calma! Dobbiamo fare molta attenzione! Devi andare a controllare le torri, altrimenti non ce la faremo mai! Ehi! Chi diavolo credi di essere? Vuoi farmi ammazzare? Visto che sei armato, andiamoci insieme! Restate qui finché non vi diciamo che è tutto a posto! Andiamo! Gli errori si pagano prima o poi. Me l'aspettavo una cosa del genere. Non si può cancellare il passato. Sei ritornata in questo posto per vendicarti. Sapevo che saresti tornato, Charlie. Lo sapevo che saresti tornato per ammazzarci. Di che diavolo stai parlando? Ah, sei tu, Ethan. Ethan, Charlie è qui. È venuto per vendicarsi di tutto quello che gli abbiamo fatto. Ethan, sei stato tu a rovinarmi la vita. Ero presente quando hai ucciso un uomo. E ti ho anche aiutato a mandare un povero innocente sulla sedia elettrica. Ti hanno dato 10 anni, Aquino. E hai avuto una condanna a Leavenworth. Nessuno ti crederà dopo tutti questi anni. Tra di noi c'è stato un accordo preciso. Quando abbiamo accusato Charlie... abbiamo firmato la nostra condanna. Charles Forsythe è morto! Charlie ti ucciderà, Ethan. Perché mi stai facendo questo? Voglio uscire di qui. Ethan, fammi uscire fuori di qui. No. Non posso rischiare, Crisus. Stai delirando. E poi... perdi troppo sangue. Ora ci facciamo una passeggiata e andiamo a trovare il tuo amico. Fatica sprecata. Tieni, fai presto. Lasciami, mi stai strozzando! Stai tranquillo, non ho ancora intenzione di ammazzarti. Ci servi da bersaglio. I miei uomini ti faranno a pezzi prima che arrivi al cortile! Sei pronto? Ci puoi giurare. Non c'è nessuno sulle torri. Bene, sei sicuro? Sì.
Vieni! Questi anni ho desiderato solo vedere la tua fine. E giuro che te la farò pagare. Fermo, non fargli male. Ci serve. Abbiamo bisogno del suo aiuto per uscire di qui. Va! Lascialo andare. Sparami. Ci puoi giurare. Ammazzalo! Giuro che questa volta la pagherai, brutto figlio di puttana! Sì, anche tu. Sei ferito? No, no. Su, presto, dobbiamo andarcene via. Coraggio, andiamo! Quei bastardi hanno preso il controllo della prigione! Ma che diavolo sta succedendo? Ha cercato di ucciderci! Hanno ucciso il capitano Orton! Sì, questo uomo è un folle! La prego, non mi lasci morire in questo posto! La prego! A chi vuole credere? A lui o a noi? Andiamo! Sta facendo un grosso errore! Stia zitto! Questo è Charlie! Non vuole farci uscire! Crisus! Che c'è? Apro il cancello. Tieni questo. D'accordo. Fate attenzione. Sarà punito. Thank you.
si apre! Thank you.